Sveglia, Pigroni, è ora di andare a scuola. Dai, Francesca, non fare storie come sempre. Alzati. Uffa, voglio dormire. Lo sai che dobbiamo andare a scuola? Questa è la mia famiglia, la mia meravigliosa mamma che è una casalinga, mio papà che lavora in banca, mia sorella Francesca che ha 20 anni e io che ne ho 9. Forse avrete notato che Francesca, anche se ha 20 anni, si comporta come una bambina piccola. Beh, in effetti, qualche volta lo è. Francesca ha la sindrome di Down. Non so bene cosa significhi veramente. Per me significa che è una sorellona speciale. Non ci credete? Guardate un po'. Ma siamo qui per giocare. Quindi ragazzi, indossate le cuffie per favore e ditemi se mi sentite bene. Veniamo da te, Alberto. Alberto. Mazzo. F. Sanremo. Fiori. Fiori. Un mazzo di fiori e i fiori di Sanremo. Sanremo è la città dei fiori. Fiori, c'è. Brava, Francesca. Chiudiamo il giro. Angelo. Giulia, Sanremo. Io ho quasi terminato di stirare. Chiudi i quaderni e mettili nello zaino. E vai a preparare il borsone. Ora lo preparo, ci metto un attimo. Bambini, un attimo di attenzione. Sabato sera, come sapete, in occasione della sfilata di moda, alcuni di voi si dovranno esibire. Cercate di non pensare che c'è un pubblico a guardarvi, altrimenti vi emozionerete sicuramente. Concentratevi e fate finta che siete da soli. Lo so che è difficile, ma ci sarò io a seguirvi come sempre. Mi dispiace per chi purtroppo non potrà partecipare. Ora dirò i nomi dei prescelti. Sono stata scelta, sono stata scelta! Sfilerò come una vera modella. Ma che brava, siamo fieri di te. Francesca, tu non sei felice per tua sorella? Non me ne importa niente, Giulia è cattiva! Smettila, perché dici così? Tua sorella ti vuole così bene. Non importa, mamma. Tanto lo so che non lo pensa.
Quella è mia sorella, è più brava di tutte. Hai ragione, è proprio brava. Sei contenta di avere una sorella così carina, vero? Io voglio bene a Giulia. E lei che mi vuole fare i compiti. Ma che brava! Francesca, non infastidire la signora. Ma no, signora, ma che dice? Nessun fastidio. Anzi, le devo dire che lei ha due figlie eccezionali. Sì, lo so, grazie. Lei è davvero molto gentile. La verità, signora. Alla nostra signorina. Mi auguro per te uno splendido futuro. Francesca, cosa c'è? Vattene via, non ti voglio più bene. Anche se lo dici non ci credo. Ti dà fastidio che io vada a danza sfilato, vero? No, non mi dà fastidio, ma io resto sempre sola a casa. Anche tu balli bene, sai? Ti ho visto l'altro giorno mentre ballavi davanti al televisore. Scuola di danza, ci sono dei corsi di ballo. Perché non ti iscrivi? Mi vergogno. Anche all'inizio mi vergognavo, ma poi passa, te lo giuro. Vuoi almeno provarci? Tiziana, rimetti il brano. Provate da sola adesso, va bene? Sì. Non pensavo che Francesca avrebbe superato la sua timidezza. Grazie per dedicarsi a lei con così tanta passione. Non mi ringrazi, il merito è soprattutto vostro, per tutta la fiducia che infondete in vostra figlia e l'aiuto che le date. È stata Giulia a convincere Francesca a frequentare la scuola di danza. Grazie a questa attività adesso riesce a socializzare maggiormente e stiamo riscontrando anche un aumento della sua autostima. Bambini, silenzio! Ora leggerete i vostri temi e li correggeremo tutti insieme. Iniziamo da Giulia. Vieni alla cattedra, cara. Tema: ciò che mi fa più felice. Svolgimento. La cosa che mi rende felice è la mia famiglia. È una famiglia forse un po' diversa dalle altre, ma non diversa, che è peggiore. La mia è una famiglia speciale.
Thank you.